Amici di motori a 360 gradi, ben ritrovati. Questa sarà una settimana calda, sia sotto l'aspetto meteorologico e sia sotto l'aspetto motoristico. Questo fine settimana in autodromo di Francia ci sarà un'edizione grandissima della NASCAR. Ci saranno due grandi piloti che saranno i temi dominanti di questi due giorni di NASCAR, delle vetture che, come disse una volta Alex Caffi, vetture ignoranti, perché è l'uomo che fa la differenza e le guida. Naturalmente uno dei due piloti che ho già detto è Alex Caffi e l'altro è Jacques Villeneuve, che avete già visto 15 giorni fa venire a testare e a provare queste vetture. Tutto è nato casualmente in una serata a cena tra amici e Alex Caffi ritornerà a indossare casco e tuta, lui che è riuscito a portare la NASCAR qui a Brescia, proprio nell'autodromo di Francia sarà uno dei protagonisti. Alex Caffi corre con il suo team Motorsport. Stasera non è presente perché chiaramente deve testare le vetture a poche ore del countdown ed è venuto a trovarci suo figlio Michele Caffi con Bruno Sandrini. Si riforma la coppia Caffi-Sandrini di vecchia generazione, no Bruno? Sì, io devo dire che posso fregiarmi del privilegio di avere gestito per qualche anno l'ufficio stampa di suo padre ed è stata una delle mie poche esperienze in ambito delle quattro ruote e devo dire che appunto con Alex abbiamo fatto dei bei progettini e dopodiché appunto la mia specialità era sempre con due ruote di meno e quindi diventava lui, diciamo, i suoi progetti si ingrandivano, diventava difficile proseguire. Ma quando c'è una base di stima le cose appunto poi le strade si rincontrano sempre, proprio come è successo quest'anno con la famiglia Caffi e con la loro scuderia, la scuderia Angelo Caffi, che mi ha fregiato del privilegio di avere una moto all'interno del Challenge Kawasaki che organizziamo all'interno del Motoestate. E dietro le quinte c'è Barbara Caffi, così chiudiamo tutta la parentesi familiare. Che dire, iniziamo con uno spot fatto da un ex campione mondiale di Formula 1 97 con la Renault, un certo Villeneuve. Ciao, vi aspetto alla gara di NASCAR al circuito di Franciacorta l'11-12 maggio. Ci sarò anch'io a fare la gara e sarà una bella gara. C'è sempre, sempre dell'azione con queste gare. Bene, che dire, avere un testimone come Villeneuve che è venuto a trovarci e provare quanto è difficile questa specialità. Con Michele Caffi che diciamo, adesso poi parliamo un attimo della NASCAR, poi ti lascio nelle mani di Bruno perché Bruno sa tutto sia delle due che delle quattro ruote. Allora, un appuntamento importante per voi perché proprio il papà guida e ritornerà a ruggire e a fare sportellate con Villeneuve e con tutti gli altri 45 equipaggi che saranno al via. Esatto, è una gara comunque di casa, importante. E doveva andare a fare dei test e diciamo che essendo lì con Jacques e l'organizzazione ha poi deciso comunque di partecipare come aveva già fatto l'anno scorso e sarà comunque una bella gara importante. Io sarò presente a dare una mano come spotter e da quello che mi dice è molto, molto emozionato. E adesso siamo andati a raccogliere in anteprima cosa c'è dietro un'organizzazione come la NASCAR con Mario Del Bono, il servizio. Amici di motori a 360 gradi e di piattaforma Sky Auto e Moto, siamo con Linda Lecchi, la responsabile dei social, perché questo fine settimana in autodromo di Franciacorta ci sarà una grande attesa per il terzo appuntamento consecutivo in Europa della NASCAR. Cosa vuol dire NASCAR per i social, Linda? Beh, innanzitutto NASCAR è America
e qui avremo quindi la gara delle NASCAR, della Whelen Euro Series, gare quindi americane trapiantate, diciamo così, sui circuiti europei, quindi non sugli ovali come siamo abituati a vedere in America, ma sui nostri circuiti europei, quindi un po' più complicato forse per queste macchine che non sono così abituate alle curve come in America. Ma anche in America ci sono le curve, il problema è che le macchine partono 28 e quindi le famose toccate, sportellate ci sono. Cioè, ma tu sei assicurato sicuramente. Tu sei responsabile dei social. Cosa vuol dire essere? Cosa sono i social per un appuntamento così importante come la NASCAR? Beh, i social sicuramente sono utilissimi per far conoscere questo tipo di gare che qui in Italia, in Europa e in Italia soprattutto non sono molto conosciute. I social sono una rampa di lancio per queste serie relativamente giovani. Ecco, appunto, un target che si rivolge ai social? Ah, sicuramente un target giovanile, un target appassionato, ma non solo ovviamente, chiunque sia appassionato non solo di auto ma di show in generale, perché NASCAR vuol dire un grande show. E chi volesse seguire in diretta la NASCAR, cosa deve fare e dove deve andare a leggere? Allora, noi sui nostri social, su Instagram e Facebook, faremo delle dirette come autodromo, ma tutte le gare saranno in diretta, in live streaming, sui canali social della Euro Series della NASCAR. Amici di motori, a 360 gradi e su piattaforma Sky 228 di Automoto, continuiamo la carrellata all'interno dell'autodromo di Franciacorta, in attesa di questo appuntamento importantissimo per l'impianto del signor Ettore Bonara, che è la NASCAR. La NASCAR è l'unico appuntamento europeo in Italia che sarà qua, che sarà proprio all'interno del nostro autodromo. Figura importante, nevralgica, è Luca Mantovani, l'avete conosciuto nelle altre esperienze come responsabile del centro di guida sicura. È anche quello, ma è anche un grande appassionato e conoscitore del mondo Yankee, del mondo delle auto americane, che saranno le protagoniste in questo appuntamento. O sbaglio, Luca? Sì, essendo un appassionato di auto americane, proprietario di Mustang, chiaramente, ed essendo parte dello staff dell'autodromo, sarò coinvolto anch'io nel fine settimana NASCAR, dove oltre alle gare americane avremo anche tanti spettacoli, avremo il raduno di auto americane, chiaramente, street food, avremo la festa serale del sabato e con voli in mongolfiera, avremo lo show aereo il sabato. Abbiamo cercato di portare un piccolo spicchio di America in Italia, insomma, per cui non solo gare, ma tutto quello che c'è anche di contorno, e spero anche di vedere non solo l'appassionato delle auto, ma anche le famiglie, i bambini che vengono un attimo a divertirsi in autodromo, perché l'autodromo in questo fine settimana diventerà veramente un contenitore di tante attività divertenti e piacevoli. La punta di diamante di questo weekend è la NASCAR, ma ci sono anche altre attività collaterali. Sì, come dicevo, appunto, ci sono non solo le macchine americane, le auto americane, ma anche gare con vetture racing GT, abbiamo i prototipi, abbiamo anche altre categorie turismo che saranno presenti in autodromo, per cui veramente un programma molto vasto, ricco e molto intenso. E come ti dicevo prima, anche la possibilità dello street food, la possibilità di avere le auto americane, la possibilità di avere anche altre attività di contorno, non so, parliamo anche delle evoluzioni del nostro Yannick con le moto da cross, per cui avremo quello, avremo Lenzi con il trial, per cui avremo anche altre attività aperte a tutta la famiglia. Bene, grazie Luca, buon divertimento, buon lavoro, noi ci vediamo durante questo weekend. Adesso andiamo dalla Raffaella Giacomini, perché è riferimento, come Luca Mantovani del mondo della guida sicura e di tutte le altre attività, Linda responsabile della comunicazione sui social, però ragazzi, siccome le giornate in autodromo sono lunghe e faticose, a un certo punto bisogna staccare la spina, bisogna andare al ristorante. E noi troviamo la nostra Raffaella, vera padrona di casa, che metterà a disposizione tutta l'arte culinaria, non solo del territorio della Franciacorta, ma una cucina internazionale. Un grande lavoro dietro le quinte, Raffaella.
Sì, effettivamente dobbiamo pensare anche al dopo gara e non che il durante gara. Infatti avremo varie attività per poter soddisfare le esigenze culinarie dei nostri clienti, i nostri ospiti e tutto il pubblico che verrà. Abbiamo un hospitality da quest'anno proprio sopra il paddock che ha una visuale a 360 gradi dell'autodromo. In modo poi pagherai le royalty, ma di questo ne parleremo. Sarai tu. E dopodiché abbiamo anche il nostro ristorante che sarà attivo soprattutto il serale, dove è sopra la pista del kartodromo indoor, e quindi anche lì l'attività è sempre fervente. Poi abbiamo vari punti di ristoro, abbiamo il chiosco piuttosto che il T-stop che è sempre qui all'interno del nostro paddock, avremo un'area di street food all'interno del Franciacorta Village, dove poi ci saranno tutti gli show, gli spettacoli serali del sabato, con gusti molto particolari che però non posso dire, bisogna venire a provare. Un piccolo anticipazione? Cucina internazionale? Sicuramente, però tanta cucina italiana, perché comunque lo straniero quando viene in Italia vuole il gusto italiano, quindi il nostro partner che si chiama appunto Il Gusto di Claudio Barbieri ci seguirà in tutto e per tutto cercando di soddisfare al massimo tutte le esigenze, però basica italiana. Allora, ne approfitto della tua conoscenza, della tua esperienza, i piloti hanno dei gusti particolari o si assoggettano alla cucina tradizionale che viene? Allora, nel momento della gara sicuramente tendono ad avere una preparazione alimentare molto mirata, infatti saranno carboidrati, molto carne bianca, cucinata soprattutto alla griglia, cioè cercare di comunque soddisfare la loro esigenza, perché poi dovendo stare in pista tutto il giorno vanno seguiti in modo particolare e infatti per loro c'è proprio un progetto dedicato per questo weekend. Poi per tutto il resto mangiano anche un bel piatto di lasagna, quindi non è un... Mi raccomando, discorso per i giovani, per le bibite, per le... Sì, sì, sicuramente per quanto riguarda la parte giovane, tutta la struttura dell'autodromo, e questo è una prassi, non vende e non somministra prodotti ai minori, determinati tipi di prodotti ovviamente, perché comunque ci teniamo a un concetto basico che è la sicurezza sempre e anche un determinato tutela per i ragazzini, quindi quello sempre, cioè una prassi in autodromo, e quindi sono tranquillissima. Vedete, amici di Motori a 360 gradi, in autodromo trovate lo spettacolo, la kermesse e la sicurezza e la voglia di tranquillizzare anche i genitori che portano i propri figli, perché qui veramente c'è un ambiente serio, ci si diverte in allegria, però rispettando sia il codice stradale per arrivare in autodromo e sia per rispettare il codice alimentare, perché la vita è una sola. A tra poco. Volevi dire qualcosa? Sì, volevo anche dire che soprattutto domenica gli ospiti che saranno nelle hospitality e faranno anche il grid walk, il famoso evento di poter stare a contatto con i piloti, che ci saranno esibizioni aeree, ci saranno i solitari e da quest'anno i paracadutisti, soprattutto domenica, e mentre sia sabato che domenica avremo la mongolfiera presente in autodromo, dove sarà possibile salire e fare dei voli ancorati, quindi potrete vedere l'autodromo nella sua bellezza direttamente dal cielo. A 360 gradi.
Chi dice che la tecnologia non abbia un'anima? O non conosce bene la tecnologia? O non ha mai guidato una BMW? Nuova BMW Serie 3. La tecnologia si guida. Scoprila con Wi-Fi per guidarla anche senza acquistarla. In concessionaria. Bene, rientriamo in studio e chi meglio di Bruno Sandrini, organizzatore di MotoEstate, può capire le valenze e tutte le problematiche che ci sono dietro a organizzare una gara così importante. Tu MotoEstate ormai sei collaudato, grande successo, però stasera ti faccio parlare dalla NASCAR. Sì, assolutamente, lo faccio con grande piacere perché vedere in terra bresciana una manifestazione così importante non può che comunque da appassionato del motorsport inorgoglirmi. So che per quanto riguarda l'autodromo di Franciacorta, per quanto riguarda lo staff coinvolto, per quanto riguarda i team coinvolti, sarà un impegno importante. C'è da preparare il paddock, c'è da preparare il ricevimento degli spettatori, c'è da preparare tutte le attività di contorno, c'è da ricevere amici, parenti, sponsor e chi più più ne metta. Quindi tanto lavoro in questi giorni da parte di tutti per un sabato e domenica che si preannuncia, e qui voglio appunto l'ausilio di Michele, che si preannuncia sicuramente emozionante. Io da parte mia lascio a lui l'invito agli appassionati bresciani, perché uno spettacolo così non si può perderlo. Esatto, sì, uno spettacolo molto importante, molto ben organizzato anche, molti stand comunque per intrattenere le famiglie, e essendo comunque la NASCAR una gara che non è così tanto, diciamo, presente in Italia, questo appuntamento è una buona opportunità per tutti gli appassionati del motorsport italiano di vedere delle macchine che veramente belle. La valenza del binomio Alex Scaffi e Ettore Bonale è stato importante già 3 anni fa. Questa è la terza edizione che l'autonomo di Franciacorta ospita questa bellissima gara. Ma l'humus, al di là del momento sportivo, è quello proprio di poter riuscire a entrare nei paddock e essere vicini ai piloti, parlare coi piloti, magari a 5 minuti prima che il countdown dalla gara parta. Ed è questo sicuramente il segreto. Nei paesi anglosassoni oltre 40.000 persone, 50.000 persone sono presenti sulle tribune. Certo, noi non vogliamo arrivare a quei numeri, però lanciare il seme di questa bellissima manifestazione che nei prossimi anni andrà avanti grazie anche all'aiuto e al supporto del padrone dell'autonomo di Franciacorta, Bonara, con il supporto di Alex Scaffi, è sicuramente un successo, o sbaglio? No, assolutamente, anche perché ti dico, giusto domenica mi capitava di transitare davanti ai nostri centri commerciali facendo la tangenziale, perché poi li attraversi tutti, e mi ha fatto una tristezza impressionante vedere la coda delle auto per andare a fare shopping la domenica. Io spero che questa domenica, che offre veramente un modo diverso anche per chi non è appassionato di passare appunto il weekend, perché oltre alle gare in pista, come diceva Michele, ci sono spettacoli di motocross, mongolfiere, ci sono stuntman, c'è la possibilità di vivere il paddock e i box dall'interno. È veramente un qualcosa di assolutamente diverso. Oltretutto i prezzi dei biglietti sono molto popolari, quindi non c'è neanche questa inaccessibilità che può avere una gara di Formula 1 per una famiglia piuttosto che una gara di MotoGP. Quindi io mi auguro che Brescia risponda da città del motorsport qual è, visto che siamo nella casa appunto dei bresciani per quanto riguarda la passione del motorsport, e che le tribune dell'autodromo di Franciacorta siano piene, anche perché come dicevi tu, si parla di vetture ignoranti, e quando si parla di ignoranza nel motorsport è un'accezione molto positiva, nel senso che si parla di mezzi
dove il pilota può assolutamente fare la differenza. Mezzi tutti sullo stesso piano a livello di potenza, a livello di gomme, dove appunto la differenza la faranno i piloti, e una griglia così nutrita non può che essere spettacolare. Stacchiamo un attimo, un secondo, per la NASCAR, andiamo agli amici di Autobase con l'amico Massimo Cortesi. Siamo andati a provare un prodotto importante di Autobase, una concessionaria Mazda, la Mazda CX-3 servizio. Amici di Motori a 360 gradi e di Autoboto Sky, piattaforma 228, siamo con Massimo Capretti all'Autobase, concessionaria Mazda. Alle nostre spalle la CX-3, una bellissima vettura che si sta posizionando sempre più con numeri interessanti sul mercato. Ne vogliamo parlare, dottor Capretti? Buongiorno a tutti. Sì, parliamo della CX-3. CX-3 è una vettura che si inserisce nel segmento di SUV-B, un segmento che oggi va per la maggiore. Sappiamo benissimo quanto importante questo mercato oggi, praticamente il segmento C, cioè quello delle classiche berlinette, è praticamente diminuito in modo drastico a favore di queste nuove vetture. Cos'ha di molto interessante la Mazda CX-3? La Mazda CX-3, nella sua versione rinnovata, uscita qualche mese fa con dei piccoli ritocchi di restyling sia interno che esterno, ha di in più, la cosa più importante è il cuore. Il motore, sviluppato nelle cilindrate 1008 diesel e 2000 benzina, è Euro 6 D-Temp, quindi è addirittura all'avanguardia per quanto riguarda l'emissione di CO2. Continuiamo a demonizzare il diesel, però un diesel ben equilibrato, sviluppato con la giusta cilindrata, che non è una cilindrata eccessivamente alta, ma una cilindrata equilibrata per avere il giusto, la giusta emissione, oggi deve essere montato come su CX-3 sulle vetture di nuova generazione. L'abbiamo alle nostre spalle, credo che la cosa più importante sia quella di farla provare a un professionista per vedere ed evidenziare quelle che sono le sue peculiarità. Però non c'è solo il diesel, c'è anche il benzina. Sì, c'è anche il benzina è un 2000, la filosofia è la stessa del diesel, cilindrata che non sia troppo bassa per tutelare l'emissione di CO2 e quindi inquinare di meno. Ricordiamo ai nostri telespettatori, ai vostri telespettatori, che non è piccolo e bello, le cilindrate devono essere della giusta dimensione per avere una giusta combustione e quindi una minore emissione. Equilibrate. Quindi adesso dalle parole del dottor Massimo Capretti all'esperienza di Massimo Cortese. Per la nuova versione della CX-3 la Mazda ha scelto un assetto molto confortevole, pur nella compattezza delle dimensioni. È tutto raccolto molto bene davanti al guidatore, e in particolare in questo allestimento abbiamo le DAB display, ovvero lo schermo per la lettura a testa alta, che ci trasmette tutti i dati relativi a velocità, consumo, navigazione e lettura dei segnali stradali. Il centro della plancia è dominato dal display dell'infotainment. In questo momento l'assetto è sulla navigazione. Con una semplice manopola che si trova sul tunnel centrale potete azionare la ricerca sulle informazioni della navigazione, sui punti di interesse, e con i pulsanti a fianco potete scegliere se utilizzare la radio, il telefono o il menu principale. Lo schermo non è retrattile, ma questo è un particolare secondario perché è molto ben inserito nella figura della plancia e non disturba assolutamente alla guida. È già compatibile il sistema con Android Auto e con Apple CarPlay, ha solo una limitazione, e queste funzioni sono disattivate alla funzione touch mentre guidate, potete utilizzarle solo da fermo oppure, come detto prima, in alternativa utilizzando la comoda manopola sul tunnel centrale. We'll be right back.
volante è molto comodo, è rivestito in pelle con tutte le funzioni sulle razze. E forse la macchina avrebbe meritato anche un volantino più piccolo, perché l'assetto è davvero sportiveggiante. Pur non essendo una macchina rigida, è una macchina che si guida molto volentieri. Lo schema delle sospensioni anteriori è davvero molto agile, è un classico McPherson, ma consente di mantenere una direzionalità sempre perfetta. La scelta di Mazda è stata quella di produrre un veicolo compatto, comodo, non destinato ad un uso sportivo, ma destinato agli lunghi percorsi stradali, grazie ad un allungo formidabile garantito da questo motore. In particolare questo che stiamo provando è il 1.8 turbo diesel da 115 cavalli, con una coppia molto interessante di 260 Nm che entrano in vigore massimo già a 1.600 giri. La versione che stiamo provando è equipaggiata con un cambio automatico a 6 marce, che è opzionale, mentre di serie è fornito un ottimo cambio manuale a 6 marce, e dobbiamo dire che i giapponesi ancora una volta dimostrano di essere dei veri maestri nel produrre cambi manuali i cui innesti sono facili, leggeri e molto precisi. Anche questo automatico comunque funziona molto bene, è possibile scalare le marce grazie alle levette al volante, i cosiddetti pedals, ma non ce n'è particolarmente bisogno, perché l'entrata delle marce è facilmente regolabile dosando l'acceleratore e la frenata. La versione che stiamo provando è la versione più lussuosa della CX-3. Come vedete, tutti gli interni sono in pelle, in questo caso addirittura una pelle bianca, molto bella, molto elegante, e anche la plancia qui al centro è rivestita con questo tessuto tipo pelle o quasi velluto, una sorta di alcantara, anche se non è alcantara, davvero molto elegante, e soprattutto ha il pregio di eliminare quasi completamente i riflessi del sole attraverso il parabrezza. L'abitabilità anteriore è molto buona, i due posti sono davvero molto comodi, il sedile del guidatore si regola facilmente grazie ai servomeccanismi elettrici, mentre quello del passeggero è a regolazione manuale. I posti posteriori non sono particolarmente ampi, però sono più che sufficienti per contenere due passeggeri di taglia normale. Il bagagliaio è un bagagliaio standard per il livello B, certo chi compra questa macchina non può pensare di avere a disposizione una station wagon, però è una macchina che per l'uso normale di una famiglia moderna è decisamente più che sufficiente come abitabilità. Uno dei pregi della CX-3 è sicuramente la guidabilità, è una vettura molto agile, molto compatta, con i suoi 4,26 m di lunghezza si inserisce al limite del segmento B, però è una macchina che è proprio fatta per viaggiare. Basta guidarla 10 minuti e ci si innamora subito dello schema delle sue sospensioni, del suo comfort e anche, tutto sommato, della sua silenziosità, che per un turbo diesel di questa cilindrata è davvero molto 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 apprezzabile, specialmente quando il motore è caldo, la rumorosità tende a scomparire. È stata rinnovata da pochi mesi la Mazda CX-3, uno dei crossover compatti più eleganti e sicuramente meglio riusciti degli ultimi anni sul mercato dell'automobile. Non è stata cambiata tantissimo, perché la linea ispirata al Kodo design giapponese era già davvero molto valida, però alcuni interventi sono stati decisamente interessanti, come per esempio la calandra. Qui nel frontale la vedete molto più verticale rispetto a prima e richiama tutto il design dell'attuale marchio Mazda. La vettura sembra molto compatta, in realtà non è così piccola, sono 4,26 m di lunghezza, non male per un veicolo destinato a essere a cavallo tra il segmento B e il segmento C. Le proporzioni si notano meglio nel profilo,
La macchina è particolarmente elegante, molto aggressiva e, pur mantenendo delle linee quasi da SUV, in realtà si può configurare come una piccola coupé che strizza l'occhio al segmento dei crossover. Al giorno d'oggi è molto difficile dare una definizione di automobile perché ormai molti stili si sono mescolati uno con l'altro, però decisamente questo è lo stile che piace di più, è lo stile che viene più venduto oggi in Italia. Basti pensare che il 55% del mercato dell'automobile oggi è occupato da SUV e da crossover. Anche il posteriore è stato cambiato, soprattutto nel disegno dei fari, che adesso sono davvero molto incisivi e molto sportivi, filanti, danno un'idea molto di penetrazione attraverso l'aria. Come molto interessante è il doppio scarico, il doppio terminale di scarico, che non è una funzione solamente estetica, ma è un vero doppio terminale di scarico. Potrà sembrare strano, ma la Mazda ha scelto di montare su questa vettura motori di una cilindrata piuttosto importante. Infatti le proposte sono solamente due: c'è un 2 litri a benzina coniugato in due diverse potenze, 121 o 150 cavalli, e un 1.8 turbo diesel da 115 cavalli. La versione che abbiamo provato oggi è proprio la turbo diesel. Perché la scelta di motori di cilindrata così grande su una vettura tutto sommato non grandissima? Perché la scelta giapponese è una scelta tecnica, una scelta molto intelligente. Sono motori infatti che rispondono già alle nuove normative antinquinamento Euro 6 D-Temp, che entreranno in vigore solamente a settembre del 2020. Aumentando la cilindrata dei motori si è potuto lavorare sui regimi di rotazione, si è potuto lavorare sulla combustione e ottenere motori che hanno emissioni davvero molto contenute. Basti pensare che oggi un Euro 6 D-Temp abbatte circa il 99% delle emissioni allo scarico. Abbiamo detto della scelta Mazda di montare motori di una cilindrata di una certa importanza, una scelta però che è premiata sia dal piacere di guida, perché l'elasticità è veramente notevole, e anzi nel 2000 benzina addirittura c'è una vocazione quasi sportiveggiante del motore con una grande facilità a salire di giri, ma soprattutto viene premiata dai consumi. Questa versione turbo diesel che abbiamo provato si mantiene molto facilmente al di sopra dei 20 km litro reali, è probabilmente uno dei turbo diesel moderni che consumano di meno. Ma la Mazda propone anche sia sulla motorizzazione turbo diesel, sulla motorizzazione benzina più potente, anche le quattro ruote motrici. Ovviamente questo non è un veicolo destinato al fuoristrada, anche se la può cavare bene sulle strade bianche e sugli sterrati. Le quattro ruote motrici soprattutto garantiscono una grandissima sicurezza in curva, una grandissima tenuta di strada e, se dovesse nevicare, anche una grande tenuta sui fondi più difficili e scivolosi. La gamma di prezzi è piuttosto ampia, si parte infatti da un listino poco superiore ai 21.000 euro per arrivare verso i 25.000. Però attenzione, la versione come abbiamo guidato oggi, che è la versione più lussuosa di tutte, molto ben accessoriata e con degli interni in pelle, è a cavallo dei 30.000 euro. Ovviamente questo non è il target di chi vuole comprare questa macchina, ma è la dimostrazione che Mazda, se vuole, può fare concorrenza anche alle più blasonate case tedesche. Un altro dei punti di forza della Mazda CX-3 sono sicuramente i sistemi di sicurezza, che sono quasi tutti di serie. Si va dal mantenimento della corsia di emergenza, alla frenata di emergenza, al riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti e, pensate, su questa versione anche la frenata di emergenza in retromarcia, che è molto utile nei parcheggi, soprattutto se qualcuno non visto vi attraversa mentre voi state facendo manovra. Perché comprare dunque la nuova Mazda CX-3? Se siete guidatori che amano avere a disposizione dei bei motori robusti di grande cilindrata, in grado di erogare una potenza non eccessiva ma sicuramente molto fluida e continua, con una risposta all'acceleratore davvero sempre pronta, la Mazda CX-3 è la macchina che va per voi. Veloce, sicura, stabile, molto facile da guidare e soprattutto con consumi molto bassi. Se siete amanti della guida, della vera guida, della guida sportiva, sportiva nel senso della fluidità, del relax e della sicurezza, la Mazda CX-3 è davvero la macchina che fa per voi.
Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte. Nuova Suzuki Swift. Cosa c'è nella tua lista? Scoprilo in concessionaria. Suzuki. Ogni giorno hai davanti tante strade. Puoi accontentarti di essere uno tra tanti e far decidere sempre a qualcun altro. Oppure puoi scegliere tu dove andare, senza guardarti mai indietro. Vivi la città a modo tuo, con la nuova gamma Renault Captur Sport Edition. Hai tutto di serie. Solo a maggio, fino a 5.500 euro di vantaggi su Renault Captur in pronta consegna. Scopri anche la nuova gamma Renault Captur Sport Edition. A maggio sempre aperti. Con Honda HR-V prende vita la vita. Grazie agli efficienti motori 1.5 benzina e 1.6 diesel da 120 cavalli, la guida è accattivante e il sistema start and stop permette di ridurre ulteriormente le emissioni. Le linee fluide di un coupé e la versatilità di un SUV si incontrano nel design unico di questo crossover. Nuovo Honda HR-V, il crossover più venduto al mondo. Scopri le novità Honda da FG Honda Automobili, a Brescia, in via Dalmazia 7. Allora Michele, andiamo a raccontare ai nostri spettatori che cosa li aspetta durante questo weekend. Si comincia sabato, giusto? Cominciamo il sabato con le qualifiche, in cui i primi dieci piloti possono effettuare una super pole. E nel pomeriggio avviene la prima gara e così anche la domenica, in cui corrono due categorie di Elite, Elite 1 e Elite 2. Ecco, macchine, avevamo detto, tutte sullo stesso piano. Abbiamo 450 cavalli di potenza per questi motori americani. Esatto, 450 cavalli di potenza, motore Chevrolet. Inoltre il campionato è monogomma, quindi viene usato un unico tipo di gomma. E quindi si torna al pilota col manico, giusto? Cos'è che può fare la differenza, oltre alle capacità del pilota, in una categoria come la NASCAR? Beh, l'esperienza... Tu Michele, prima hai detto che ci sono equipaggi misti, pilota internazionale famoso come papà, e come seconda guida ci può essere il tantini della situazione, tra virgolette. Quindi non è facile anche per chi va a sostituire il numero uno come Alex Caffi o Villeneuve e salire e mantenere gli stessi ritmi, quindi una difficoltà nelle difficoltà, non sbaglio. Esatto, sì. Vedi, avete capito un po' come anche questo sistema, portare la mentalità Yankee in Europa non è facile. Sicuramente lo spettacolo c'è, tant'è che lo spettacolo che l'ufficio stampa, che purtroppo ho l'onore di dirigere, già gli accrediti da parte dei giornalisti siamo già arrivati a 180 giornalisti provenienti da tutta Europa, quindi sta a significare la valenza di queste manifestazioni. Stacchiamo un attimo dalla NASCAR e entriamo sul nostro territorio. Con l'amico Carlo Fenocchio siamo andati in casa Nanni Nember alla presentazione della nuova segmento altissimo, la nuova BMW Serie 7, il servizio.
di motori a 360 gradi di Automoto Sky 228. Siamo con l'amico Ennio Barbieri della concessionaria Nanni Nember, perché alle nostre spalle è arrivata il top di gamma, la Serie 7, una vettura che ha per pochi eletti. BMW Serie 7, che rappresenta l'ammiraglia di BMW praticamente da sempre, una vettura che ha sempre segnato degli standard nel segmento delle berline di lusso, in quanto si è sempre distinta per una spiccata sportività, nonché per l'eleganza che contraddistingue le vetture di questo segmento. L'abbiamo aspettata, l'abbiamo ammirata al Salone Ginevra, finalmente la concessionaria Nanni Nember via Valle Camonica la possiamo provare e testare. Assolutamente, la nuova edizione di Serie 7, come ogni BMW Serie 7, segna sempre dei nuovi benchmark nella propria categoria e quindi sposta ulteriormente l'alticella con dei contenuti tecnologici sia in termini di entertainment di bordo sia in termini di contenuti appunto di powertrain, perciò di eccellenza motoristica da provare su strada. Possiamo entrare in dettagli? Beh, vi accenno solo qualcosa, abbiamo una nuova versione ibrida 3000 6 cilindri da 394 cavalli, abbiamo un 750 diesel 4 turbine, abbiamo il 730 che ormai è un must della gamma BMW e abbiamo il 740 biturbo che abbiamo qui questa sera. E che dire, vi aspettiamo la Nanni Nember. Assolutamente, e come sempre una BMW per ogni esigenza e per ogni gusto, anche qui le possibilità di personalizzazione sono infinite, la vettura che abbiamo alle nostre spalle ne è un perfetto esempio in quanto è un M Sport con dei forti contenuti individual. Ed eccoci all'altra seconda gemma di casa Nanni Nember BMW, la X7, un SUV che va a rivoluzionare completamente la concezione. In questa serata dedicata ai prodotti luxury di BMW, l'altra grande novità è BMW X7, una vettura inedita per quanto riguarda BMW, una vettura che ha, come Serie 7 ha segnato nella sua storia quelli che sono i punti di riferimento nel settore delle berline di lusso, allo stesso modo va a segnare dei punti di riferimento nel settore delle SUV di lusso, andando a stravolgere quelli che sono i canoni appunto di questo segmento che tradizionalmente è piuttosto seduto e piuttosto, diciamo, old style, con una vettura che invece ha dei forti contenuti tecnologici e dei forti contenuti stilistici. E anche questa vettura cura molto il discorso dell'ecologia e dell'ambiente. Anche qua, vetture che sono tutte Euro 6 di tempo, vetture di assoluta eccellenza, vetture che non pagano nemmeno l'ecotassa, sebbene abbiano anche 400 cavalli sotto il motore. L'abbiamo visto a Ginevra, tempi di consegna, tempi di attesa? La vettura è molto desiderata, perciò ogni vettura è a sé, anche come customizzazione, anche come personalizzazione. Perciò a chi è interessato a questa vettura, il mio invito è quello di venire in concessionaria, a parlare con i nostri consulenti vendita e in base alle proprie esigenze andare a configurare la propria vettura e poi la casa, in base a quelle che sono le esigenze del cliente, andare a realizzarla veramente tailor made, come si faceva una volta. Da 0 a 100? 100. 100. Bene, e quindi che dire, una serata veramente improntata sulle new entry in casa BMW della Nanni Nember via Valle Camonica. L'amico Ennio Barbieri vi aspetta e potete trovare la soddisfazione di una berlina Serie 7 ad altissimo livello, ma per chi ama il SUV, che dire, una bella donna, che non è il caso né mio né quello di Ennio, vi potrà accompagnare nelle vostre giri sul nostro bellissimo territorio bresciano. Alla prossima.
Una serata di privato, di personaggi importanti, con noi il dottor Galeazzi della MAC, è una brescianità a 360 gradi, è qualcosa di importante per il mondo dell'automotive. Siamo qui alla presentazione di due nuovi prodotti della casa di BMW, Nanni Nember, abbinati magari alla MAC. Sono veramente due capolavori di questo brand fantastico, che sa fare veramente tecnologia ad altissimo livello. Noi nel nostro, come dire, piccolo cerchiamo di seguire l'esempio e le orme di questi brand, cercando di fare dei prodotti di qualità, di fare dei prodotti di tecnologia e con un design che sia il più possibile adatto per questo tipo di vetture. È il momento, settimana prossima ci sarà la Mille Miglia. Lei, dottor Galeazzi, è sponsor del Museo Mille Miglia, un momento che la brescianità veramente a 360 gradi. La Mille Miglia è la cosa, come dicono loro, la corsa più bella del mondo. Noi l'abbiamo fatta l'anno scorso, eravamo sponsor anche della corsa. Quest'anno ci siamo presi una pausa, ma ritorneremo senz'altro l'anno prossimo. Qual è il segreto del successo della MAC? Tanto lavoro, tanto passione, tanta dedizione. Oggi noi esportiamo in 42 paesi e siamo molto orgogliosi di questo, del lavoro che sanno fare le nostre maestranze e dei designer che fanno veramente dei piccoli capolavori. Grazie Presidente. Grazie. Amici di motori, a questa serata elegante della presentazione delle due nuovi prodotti di gamma BMW non poteva mancare chi veramente ne capisce di auto. Tiberio Cavalleri, uno dei protagonisti, fra pochi giorni il countdown della Mille Miglia è partito, non potevi essere qui. Che ne dici di queste linee avveniristiche confrontate con i motori che tu ami delle vetture anziane? Beh, c'è una bella differenza, sicuramente queste auto tecnologicamente sono ormai nello spazio rispetto a quelle che normalmente guidiamo noi. Tutto è partito da lì, dalle vetture che voi guidate. Sì, solo che guidarle adesso è un po' più difficile che pensare solo di guidare queste. Per la Mille Miglia sei pronto con la tua signora? Sì, noi siamo pronti, è la macchina che è un po' meno pronta perché è ancora dal meccanico, però speriamo che per martedì, mercoledì ce la ridiano. Chi è veramente pronto è Pierangelo Ferrara, amministratore delegato del gruppo Number One, un amico, una garanzia, un possessore di BMW da Nanni Nember. Sì, parecchie BMW da Nanni Nember, con grande soddisfazione. La BMW è un bel guidare e quindi la preferisco. Sicuro, queste poi sono macchine importanti che danno anche status. Quindi non so se me la posso permettere. Devo parlare prima... Con i soldi che prende l'amministratore delegato se lo può permettere, con la selleria umana qua. In pelle umana. In pelle umana. Vabbè, sentirò Roberto e vediamo se troviamo un accordo. Ci vediamo alla Mille Miglia. Va bene.
Nanni Nember, dal 1967 punto di riferimento a Brescia e provincia nel mondo delle quattro ruote. Una grande storia, fatta di passione, dedizione, professionalità e competenza per i marchi BMW e Mini. Non una semplice concessionaria, bensì un fornitore di servizi di mobilità a 360 gradi. Ecco, abbiamo parlato delle due firme, delle due stelle, Villeneuve e Caffi Villeneuve, ma secondo me, Bruno, ci sono anche altri piloti che possono dire la loro per fare una classifica molto serrata. Sì, assolutamente. E la prima cosa che io vorrei, visto che dobbiamo fare e vogliamo fare il tifo per ciò che è di casa nostra, vorrei sapere da Michele con quali ambizioni i piloti della Alex Caffi Motorsport affrontano questa gara. Beh, naturalmente corrono per vincere. I piloti che abbiamo nella scuderia quest'anno, la prima gara si sono piazzati comunque molto abbastanza bene. C'è stato qualche problema sulla numero 2 con il finlandese Vertiainen. E nonostante questo, Pierluigi Veronesi, che è un pilota italiano, sulla numero 27, si è classificato nei primi 10 in tutte e due le gare. E lo stesso, c'è stata una buona rimonta, sempre per la numero 27, di Thomas Ferrando. Mentre per la numero 1 con il pilota Krasonis, anche lui ha fatto un buon piazzamento, quindi per essere la prima gara è stato comunque abbastanza buono. Ecco, come avete preparato la gara di casa? Beh, la gara di casa, essendo comunque qua in Franciacorta, un tracciato non del tutto semplice. Si correrà comunque anche qua per vincere e si spera di fare i migliori piazzamenti possibili. Ecco, un circuito che sicuramente offre, da chi sarà sulle tribune del pubblico, un ampio scenario, lo spettacolo nello spettacolo. Io mi ricordo che l'anno scorso Bruno e Michele, le sportellate erano proprio a go-go, partivano pezzi di carrozzeria, il bello che rientravano nei paddock pronti via, come più veloci della Formula 1, cambiavano completamente la vettura ed erano ripronti a ripartire. Sì, questa è una bellissima caratteristica delle macchine NASCAR, perché essendo appunto sotto il vestito tutte uguali, la carrozzeria è in vetroresina, quindi è facilissima da montare e smontare ed è sostanzialmente un vero e proprio vestito di questi telai e questi motori e questa scocca, questa appunto chiamiamola scocca ciclistica da competizione, quindi è bello per gli spettatori, è semplice per i piloti, sanno che un contatto comunque rimane un contatto e quindi aumenta il grado di spettacolarità. È proprio una caratteristica delle gare americane, dove il contatto fa parte dello spettacolo. Michele, conoscendo Ale, lui corre, è team manager, è proprietario del team, controlla le gomme sue e dei propri compagni, controlla gli avversari, ma riesce a fare tutto questo, secondo te? O riuscirà qualche volta a delegarti? Beh, naturalmente sì, ci siamo io e mia zia che lo aiutiamo, diciamo, con questa gara di casa. Quando invece siamo in trasferta cerco di dargli più io una mano, mi faccio delegare qualcosa comunque da fare, e nonostante sia comunque faccia anche il lavoro da spotter, infatti penso che per questa gara il suo spotter sarò io. Ecco, spieghiamo cos'è lo spotter, sempre per chi non è avvezzo al mondo delle competizioni. Sostanzialmente è una figura molto importante nella NASCAR, in quanto senza lo spotter non ti fanno correre, non ti fanno fare prove, non ti fanno fare gara, non ti fanno fare qualifiche. E la figura dello spotter è colui che sta in contatto col pilota durante la gara
e oltre a comunicargli i vari tempi, le varie distanze. Direttore sportivo, possiamo chiamarlo. Più o meno, gli comunica anche di fare attenzione in determinate curve, in quanto lo spotter si mette nel punto più alto del circuito in modo che possa vedere tutta la pista e possa comunicare al proprio pilota le situazioni comunque di attenzione, bandiera gialla o situazioni del genere. A proposito di bandiera, ci sono le bandierine, le ombrelline di lavoro? Ah, assolutamente. Una gara in stile americano non poteva che non essere appunto coreografata come deve essere dall'accompagnamento donne e motori. Quindi anche questa cosa che a livello politically correct si è persa nella Formula 1, per fortuna, ce l'abbiamo in questo tipo di competizioni, esattamente come nel motociclismo. E che continuerà. Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata un po' variegata. Abbiamo parlato di quell'appuntamento importantissimo che abbiamo in casa nostra. Ricordate, vogliamo ricordare le date, Bruno? Non facciamo altro che dirvi che vi aspettiamo, Attilio vi aspetta, perché sarà là tutto il weekend all'autodromo di Franciacorta per questo bellissimo spettacolo che sarà European Wheel appunto della NASCAR, e quindi accorrete numerosi sulle tribune perché vi divertirete. Io come ombrellino avrò Mario Del Bono, ma di questo ne parleremo la settimana prossima, perché la settimana prossima sarà un altro appuntamento importante dalla Mille Miglia. Noi siamo un'isola felice, l'abbiamo sempre detto, Brescia è una punta di un iceberg di un movimento delle due, delle quattro ruote che tutto il mondo ci invidia, però noi l'abbiamo, come abbiamo il Museo della Mille Miglia, la casa dei bresciani, come diceva il grande Attilio Camozzi. Io ringrazio Michele Caffi, che sicuramente avrà il suo da fare con Barbara Caffi. Ringrazio Bruno, che l'abbiamo portato dalle due alle quattro ruote. L'appuntamento per la settimana prossima. Grazie e buonanotte.